Quanti anni avevi al tempo della guerra? Al momento della dichiarazione di guerra fatta da Mussolini nel 1940, che annunciava l'entrata in vigore, che annunciava l'entrata nel conflitto mondiale dell'Italia, io ero un bambino di 3 anni, figlio unico. Mio padre ne aveva 43, aveva già fatto la guerra del 1915-18 e per fortuna, dico sempre per fortuna, non fu richiamato alle armi per questa guerra e la sua presenza ci è stata molto di aiuto sia a me che a mia madre durante quel brutto periodo. C'era il coprifuoco e non si poteva uscire da casa quando suonava l'allarme. C'era la fuga verso i rifugi. Noi ci riparavamo in una grotta di nostra proprietà che poteva ospitare circa 30 persone. Però il periodo più brutto che ricordo è stato quello del 1943, quando passavano in continuazione le aeree di formazione sul nostro rifugio, temevamo che ci mitragliassero, che ci bombardassero, e invece fecero molti bombardamenti, però colpirono più volte il ponte sul fiume Tevere della linea ferroviaria Orte-Firenze, il ponte sul fiume Nera della linea ferroviaria Orte-Ancona, ma quello più tremendo fu quello di agosto del bombardamento, che distrusse parte di Orte-Scalo e uccise 100 persone. L'alimentazione, capisci Alessio, era scarsa. Il pane era razionato, ce lo davano a tessera, si presentava secondo il numero dei familiari, veniva data una quantità di pane, dietro presentazione di una tessera chiamata annonaria. Nel nostro paese ci siamo un po' salvati con l'alimentazione perché molte famiglie come la mia avevano oltre all'orto di casa anche del terreno. E quindi si produceva grano turco, olive, uva e altri generi che ci permettevano di alimentarci. Qualche volta si mangiava anche qualche pollo perché la mamma li allevava. Avevate anche armi per difendervi? No, non avevamo nessuna arma perché purtroppo i pericoli, come ripeto, venivano dal cielo, dagli aerei e noi non avevamo armi per poter competere con quelle formazioni. Vivevi in uno stato d'animo sereno? Non troppo, perché come ti ripeto la preoccupazione era tale che ci faceva vivere sempre con uno stato d'animo ansioso, perché come quando si sentiva questo diciamo allarme che si doveva correre verso i rifugi, c'era gente anche che magari inciampava, cadeva, gente più anziana e si cercava di aiutare e di mettersi nei rifugi, perché con i nati bambini giocavamo al di fuori della grotta, ma quando c'era il rumore degli aerei andavamo dentro per poter evitare che ci colpisse qualche mitragliatrice, perché dagli aerei sparavano anche con le mitragliatrici. Ma nel vostro gruppo hai visto qualcuno morire? No, fortunatamente no, e nemmeno persone ferite. Dopo la guerra quante cose hai notato che sono cambiate? Beh, non molte, perché come ti ripeto, nella nostra zona, escluso il ponte del Tevere che è crollato dietro il bombardamento, non abbiamo subito bombardamenti nel paese. Dopo la guerra, dormendo, hai avuto degli incubi? No, perché come ripeto, cioè, la mia famiglia mi ha dato molta serenità, tranquillità, e quindi non ricordo particolari incubi avuti. Ti aspetto una terza guerra mondiale? Mi auguro di no, perché se ci dovesse essere la terza guerra mondiale, adesso con le armi atomiche che hanno le potenze mondiali, ci sarebbe la distruzione totale. E questo periodo ricordo con un particolare curioso quando alla fine della guerra nel 1945 il nostro parroco, aiutato da alcuni concittadini, è andato alla stazione ferroviaria dove c'era in sosta dei carri che hanno lasciato i tedeschi quando c'è stata la ritirata, e ha preso da un carro merci una statua immensa, una statua grandissima di Cristo in marmo,
e con un'attrezzatura che al tempo noi chiamavamo traia, trainata da due paia di boi, l'ha portata nella chiesa parrocchiale di Attigliano. Questo è quello che ricordo io della guerra. Va bene così, professore? Durante l'occupazione tedesca la gente ha vissuto il terrore? No, non si sono comportati eccessivamente male perché loro erano in sosta alla stazione ferroviaria perché proteggevano i loro treni pieni di materiale sia alimentare che di altro genere, però la povertà era tale che la gente arrivava alla stazione, cercava di evitare i tedeschi per poter saccheggiare qualche carro e poter portare dell'alimentazione alle famiglie, perché in quel tempo il mangiare era scarso per molte persone, perché nelle grosse città come Roma, noi ci arrangiavamo in questo paese, però nelle grosse città si dovevano accontentare di quel poco cibo che gli veniva portato dai trafficanti del tempo al famoso mercato nero. Di particolari danni fatti ai tedeschi ai cittadini attiliani non ricordo nulla.